La riflessione e la rifrazione. Riflessione è quando la luce incide su una superficie riflettente come uno specchio. Quindi la luce rimbalza indietro, non può attraversare lo specchio. Rifrazione invece è quando la luce attraversa una superficie che separa due mezzi trasparenti, mezzo trasparente 1, quello sopra, mezzo trasparente 2, quello sotto. In questo caso il raggio attraversa la superficie, come accade per esempio nel caso delle lenti. Cominciamo con la riflessione, qui si vede il raggio incidente e il raggio riflesso. Questo è il punto di incidenza e questa tratteggiata è la normale, cioè la retta perpendicolare alla superficie, al piano in questo caso. Infatti in geometria normale vuol dire perpendicolare. È la perpendicolare nel punto di incidenza. La legge della riflessione è molto semplice, l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione, I e I' sono uguali, cioè il raggio si riflette con la stessa inclinazione con cui arriva. Nel caso della rifrazione invece abbiamo due situazioni che si possono verificare. La prima è quando il raggio di luce passa da un mezzo dove la luce va più veloce a un altro mezzo dove la luce va più piano. Infatti vediamo la velocità della luce V1 nel primo mezzo, la velocità della luce nel secondo mezzo, V2 minore di V1. L'altra situazione invece è il contrario, quando la luce passa da un mezzo dove la luce va più lenta a un mezzo, un altro mezzo dove la luce va più veloce, quindi V2 maggiore di V1. Nel primo caso, quando la luce perde velocità passando dal primo al secondo mezzo, vedremo che il raggio si stringe verso la normale, cioè questo angolo R, che si chiama angolo di rifrazione, è minore di I, l'angolo di incidenza. Nell'altro caso, quando invece la luce aumenta la sua velocità passando dal mezzo 1 al mezzo 2, l'angolo di rifrazione è maggiore dell'angolo di incidenza, quindi il raggio si allarga rispetto alla normale. E dopo vedremo meglio nel video successivo il motivo per cui accadono queste cose. In questi due disegni ho disegnato anche il raggio riflesso, perché vedremo più avanti che quando un raggio di luce incide su una superficie che separa due mezzi trasparenti, una parte del raggio incidente torna indietro e porta una parte dell'energia luminosa. Invece la restante parte dell'energia luminosa viene trasferita all'interno dell'altro mezzo trasparente e la porta con sé il raggio rifratto. Perciò il raggio incidente si divide sempre in due raggi, il raggio riflesso e il raggio rifratto, che si dividono in parti di solito diverse, l'energia luminosa che portava il raggio incidente. Qua vediamo la legge della rifrazione, si chiama legge di Snell, è più complicata della legge della riflessione, che era semplicemente l'uguaglianza dei due angoli di incidenza e di riflessione. La legge di Snell invece mette pure in relazione i due angoli di incidenza e di rifrazione, I e R, però questa relazione è complicata perché ci sono i seni degli angoli. Si può dimostrare che il rapporto tra il seno di I, angolo incidenza, e il seno di R, angolo di rifrazione, è uguale al rapporto delle velocità della luce nei due mezzi, quindi V1 diviso V2. Diamo adesso una interpretazione geometrica di cosa significa sen I e seno di R. Disegniamo una circonferenza di raggio arbitrario centrata nel punto di incidenza. Si tratta di una costruzione puramente geometrica, astratta, quindi non è una circonferenza fisica, è una pura astrazione matematica. Allora, il rapporto tra il seno di I e il seno di R è il rapporto fra questi due segmenti colorati in rosso. Quindi seno di I diviso seno di R è il rapporto dei segmenti sia quando il raggio rifratto si avvicina alla normale, sia quando il raggio rifratto si allontana dalla normale. Perché il rapporto dei seni è il rapporto fra questi segmenti? Perché in goniometria il seno di un angolo è definito dal rapporto tra il cateto opposto all'angolo e l'ipotenusa, che in questo caso è questo tratto qua. E lo stesso qua sotto, il cateto opposto all'angolo diviso l'ipotenusa è seno di R, e lo stesso in quest'altra figura. Quindi, essendo le ipotenuse uguali, il rapporto tra i seni, sen I diviso sen R, diventa il rapporto fra i cateti opposti, e
agli angoli I e R, sen I diviso sen R, il rapporto tra i cateti opposti all'angolo I, questo, e il cateto opposto all'angolo R, questo. Questa formula è anche abbastanza intuitiva perché se la luce passa da un mezzo dove va più veloce, V1, a un mezzo dove va più piano, abbiamo la prima figura, cioè questa. V1 è maggiore di V2 e anche seno di I è maggiore di seno di R, come si vede da questo disegno. Seno di I è questo segmento, questo cateto è più lungo di quest'altro. Viceversa, invece, nella seconda figura, quando il raggio di luce passa da un mezzo dove va più piano a un mezzo dove va più veloce, allora V1 è minore di V2 e quindi seno di I è minore di seno di R, come si vede infatti da quest'altra figura. Seno di I è in pratica questo segmento, seno di R è più grande, è un segmento più lungo. Infine, la legge di Snell si può scrivere anche con gli indici di rifrazione invece che con le velocità. Il rapporto V1 su V2 è uguale al rapporto N2 su N1. Attenzione che si tratta di un rapporto rovesciato, cioè non è N1 diviso N2, ma N2 diviso N1. Questo perché l'indice di rifrazione N è inversamente proporzionale alla velocità della luce. Perciò in pratica la legge di Snell si può scrivere in tutti questi modi ed è come se fossero due formule diverse, per esempio questa e quest'altra. Un'ultima cosa a proposito dell'utilizzo corretto dei termini specifici, termini linguistici. N1 e N2 sappiamo che si chiamano indici di rifrazione del mezzo 1 e del mezzo 2 e sarebbero i coefficienti di rallentamento della luce in pratica. V1 e V2 invece si chiamano velocità della luce nel mezzo 1 e velocità della luce nel mezzo 2. A volte gli studenti chiamano sbagliando V1 e V2 velocità del mezzo 1, velocità del mezzo 2, ma questo è sbagliato perché il mezzo 1 e il mezzo 2 non hanno velocità, stanno fermi, non si muovono. Quindi la velocità non è del mezzo 1 o del mezzo 2, ma è della luce nel mezzo 1 e della luce nel mezzo 2.